Ciao a tutti, dopo un po' di silenzio ritorno per parlarvi di uno dei miei libri preferiti in assoluto, che è Anni senza fine di Clifford Simak. Ho avuto, e questo diventa anche una specie di book haul, ho avuto una fortuna enorme perché lo scorso weekend sono andato al libraccio sempre di Milano, di via Vittorio Veneto, nel settore tutto 2 euro, e c'è un piccolo, piccolissimo scaffale di narrativa di genere a 1 euro, in questo caso quindi Gialli, Mondadori e Urania, e ho trovato l'edizione di Classici di Urania dell'inizio degli anni 90 di Clifford Simak. Questo è un libro estremamente raro da trovare. Il fatto che l'abbiano svenduto a 1 euro, semplicemente perché purtroppo è un po' macchiato, un po' ingiallito e ha la quarta un po' rovinata, è un colpo di fortuna assoluto. Venne più recentemente ristampato per i tipi dell'editrice Nord nella collana Cosmo Biblioteca, che era quella che doveva riproporre i classici del genere di fantascienza, ma è stata chiusa qualche anno fa, ignominiosamente, circa 20 volumi dall'inizio. Anni senza fine era il suo degno primo numero, e ha ragione, perché è uno dei più grandi libri di fantascienza che sia stato mai scritto. Perché Anni senza fine è considerato questo grandissimo capolavoro? Il titolo originale dell'opera è City, o viene chiamato anche Ciclo di City, perché in realtà non si tratta di un vero e proprio romanzo, quanto più di un'antologia, una raccolta di racconti, tutti legati tra di loro. Sono 8 racconti che hanno un indice temporale, ossia si svolgono in un arco di tempo che va dall'inizio del XXI secolo fino nel lontano futuro. Come dicevo, City si riferisce al primo racconto e narra di fatto dell'inizio della morte delle città. La società che dipinge Simak nel ciclo è quella degli esseri umani che abbandonano la vita nelle città per abbracciare una vita più bucolica e più in contatto con la natura al di fuori delle città, che vanno quindi a morire. Forse un po' inverosimilmente rispetto non soltanto a quello che poi è avvenuto nella storia che conosciamo, ma anche alla natura umana stessa, in cui il rapporto tra civiltà e città è dato dalla stessa etimologia dei due termini. Nel capolavoro di Simak, abbandonate le città, si creano isolate comunità sparse sul territorio che però hanno un grande approccio rispetto ai temi filosofici, ai temi sociali, dal punto di vista più strettamente antropologico. Quindi è una società umana molto evoluta dal profilo psicologico e filosofico. Il contrappasso di questa società così avanzata è che in alcuni individui si sviluppa un senso di opprimente agorafobia, che non cito a caso, ma che ha un grandissimo peso sugli eventi della vicenda. Il filo conduttore della vicenda in realtà non è un umano, ma un erede dell'umanità, che è l'androide Jenkins. Nato come cameriere della famiglia Webster, che è quella che seguiremo nel corso di questa lunghissima scorreria nel tempo, Jenkins assumerà un ruolo predominante nel svolgimento delle vicende successive, quelle più remote nel tempo, nel remoto futuro. Si potrebbe dire che i temi di Anni senza fine sono sostanzialmente il tema della trascendenza e il tema dell'eredità che l'umanità lascia a questo mondo. La prima si configura in un modo assolutamente anticonvenzionale anche per un racconto di fantascienza, ed è forse stato il primo racconto, forse soltanto Olaf Stapledon con il suo Infinito è riuscito a dare questo senso di novità nel creare un futuro per la razza umana. La via della trascendenza che scelgono gli esseri umani in City è quella di trasformarsi in fluttuanti, ossia delle creature molto etere che vivono nell'atmosfera di Giove. Ma prima di arrivare a questo stadio finale dell'evoluzione umana, che in realtà trasforma gli esseri umani in tutt'altra creatura, gli esseri umani lasciano una grandissima eredità di impatto sul mondo in cui hanno vissuto, ossia danno un'intelligenza ai cani. Ed è proprio questo il grande fascino di City. I racconti che sono contenuti in Anni senza fine, di fatto, sono raccontati da
dai cani, nel senso che sono una specie di racconti mitologici, come noi potremmo raccogliere quelli dell'antichità romana piuttosto che dell'epica scandinava. E il fascino tipico e unico di questo libro è proprio in questo, ovvero si tratta di racconti che i cani si racconterebbero attorno al loro focolare. E sono talmente antichi che hanno dimenticato della propria origine, ossia i cani di Siti, che sono una società anche tecnologica, sono aiutati da dei robot che furono progettati all'epoca ovviamente dagli esseri umani per aiutarli, e si sono completamente dimenticati delle proprie origini, ossia di come hanno acquisito l'uso della parola. E l'umanità è considerata completamente come una figura mitica che non è esistita davvero, delle specie di dei che poi sono stati abbandonati con il tempo. E di fatto si scopre che questo è stato un atto consapevole degli ultimi uomini per sgravare i cani dal peso psicologico di essere stati di fatto dei servi o comunque di aver avuto un ruolo di sudditanza rispetto all'umanità che se n'è andata. In tutto questo, come dicevo, il ruolo maggiore è dell'androide Jenkins, che ha aiutato e orchestrato in modo che questa civiltà canina abbia avuto la possibilità di svilupparsi indipendentemente. Ma l'ultimo elemento, forse grandemente affascinante anche per l'epoca, considerato anche che questi racconti sono stati scritti tra il 44 e il 52, è l'esplorazione dei mondi ombra, ossia delle terre parallele che Jenkins scopre e che dona la capacità ai cani di spostarsi nei mondi paralleli. Tanto che si scopre poi nelle bellissime introduzioni, perché la struttura del racconto è fatta così: sono 8 racconti e ognuna ha un'introduzione, una prefazione del curatore canino della raccolta che spiega le supposte origini del racconto, cosa si presuppone che significhi il racconto e varie voci degli intellettuali canini. Chi dice assolutamente questi sono dei miti, non sono da prendere alla lettera, addirittura riporta la voce di uno studioso che crede che questi racconti siano la realtà, come noi sappiamo, e quindi ha un grande impatto anche metanarrativo. Quindi la civiltà dei cani, scomparsa dall'umanità, si sviluppa assolutamente in modo indipendente e unico, ma anche su queste terre parallele, questi mondi ombra, che sono gli unici che conoscono, tant'è che per assurdo si arriva a sapere, tramite queste bellissime prefazioni, che i cani non concepiscono il viaggio nello spazio. Ma l'elemento più caratteristico, in realtà, a parte questi piccoli spunti che do per riuscire ad apprezzare meglio l'unicità di questo libro, è in realtà il tono malinconico con cui è scritto. C'è un generale tono dimesso della narrazione, che si crea anche nell'animo del lettore, perché noi assistiamo di fatto alla morte della nostra specie e l'avvento di una terra completamente postumana, ma non postumana intesa in senso scientifico di singolarità tecnologica che avviene e che trasforma l'umanità in altro, ma postumana perché l'umanità non c'è più. Quindi Anni senza fine sostanzialmente racconta l'apoteosi e la fine dell'umanità e il ruolo che assumeranno le specie che di fatto sono nostre amiche, come quella canina, una volta che noi non ci saremo più. È un peso psicologico sul lettore di una certa entità. Complice nell'apprezzamento di questo grande scritto è anche lo stile di Simak, che rende molto bene questo tono malinconico e forse un po' fatalista della narrazione, che fa di Anni senza fine il più grande capolavoro di fantascienza filosofica, perché c'è anche la fantascienza filosofica che si tratta dei temi più prossime alla filosofia e non alla tecnologia che la letteratura americana ci ha donato. E sono stato restio a parlarne, in realtà, perché è un libro raro da trovare, ma proprio forte del fatto che è stato recentemente ristampato e quindi forse c'è ancora una chance di trovare l'ultima edizione, che comunque è completa e integrale quanto questa, e suggerisco caldamente per gli appassionati di fantascienza, ma soprattutto per chi ama questo tipo di racconto malinconico, suggerisco veramente di recuperare, se possibile, il volume e di leggerselo, perché è uno di quei rari libri che mi ha portato a fare tranquillamente le 3 di notte, anche se lo stavo rileggendo. Ringrazio tutti i nuovi iscritti e mi scuso se sono stato un po' in silenzio perché ho avuto alcuni impegni e non ho potuto registrare nuovi video. E anche per questa volta vi saluto e arrivederci al prossimo video.